Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco l'occorrente per la nostra buonissima torta di mele. 375 g di farina integrale, potete usare anche la normalissima farina 00. 150 g di zucchero di canna integrale più 100 g di zucchero semolato o zucchero di canna normale. Lo zucchero di canna integrale può essere comunque sostituito dallo zucchero semolato normale. Altri 50 g di zucchero di canna integrale, questo qui sabbioso, che apporterà un sapore di caramello fantastico alla vostra torta. 160 g di olio di semi, 200 g di crema di cocco. La crema di cocco è comunissima al supermercato, oppure normalmente si trova nella grande distribuzione sotto forma di brick. Ce ne sono di due tipi, questa e la light. Questa è col 90% di polpa di cocco e acqua. L'altra invece ha una percentuale di cocco inferiore, quindi vi suggerisco questa. Poi 150 g. Bevanda vegetale, io qui ho il latte di cocco, buonissimo. Un cucchiaio di essenza di vaniglia, che io compro in un negozio etnico della mia città, un pizzico di sale, una bustina di lievito per dolci e tre mele. Cominciamo subito. Come prima cosa, dopo aver lavato ben bene una mela, la sbuccio e la taglio a micro dadini. Prendo una boule, verso la farina senza setacciarla, verso subito dopo le mele, in modo che si prendano della farina e rimangano in galleggiamento durante la lievitazione. Verso i 250 g di zucchero, l'integrale è raffinato. Verso il latte di cocco, nel mio caso, tutti questi ingredienti potete sostituirli con gli ingredienti tradizionali. Metto anche l'olio, metto anche la crema di cocco, tutta, il cucchiaio di essenza di vaniglia. Se volete, se la gradite, aggiungete anche della cannella a questo punto e se la gradite anche dell'uvetta sultanina. Io questi ingredienti purtroppo non posso inserirli perché ai maschi di casa mia non piacciono tanto. Setaccio il lievito in polvere, che voi potete mettere anche con la farina, ma io l'avevo dimenticato, sono onesta. Dopo aver unito tutti gli ingredienti, il composto sarà così, né troppo denso né troppo liquido, è pronto per essere messo in tortiera. E allora foderiamo una tortiera tonda. La mia è una tortiera da 24 cm in cui verso dentro il mio composto. Metto un attimo da parte, nel frattempo accendo il fuoco preriscaldandolo a 180 gradi e per questa torta utilizzo la funzione combinata, quindi prendo le mele, altre due mele che mi erano rimaste e dopo averle lavate le taglio a fettine. Prendiamo i 50 g di zucchero che avevamo messo da parte e prendiamo la nostra tortiera. E adesso dobbiamo fare questo: inzuppiamo le fettine nello zucchero e in verticale, così, incastoniamole nella torta.
quel po' di zucchero che avanza lo metto sull'apice della torta. Copriamo la torta con un foglio di alluminio e inforniamo nella parte medio-bassa del forno a 180 gradi forno combinato per 45-50 minuti. Gli ultimi 10 minuti togliete l'alluminio per far dorare bene la superficie della torta. Mi raccomando, fate sempre la prova a stecchino perché ogni forno cuoce differentemente. Se non avete il ventilato, aumentate di 10 gradi la temperatura. Questa è una regola che vale sempre. Forno 180 gradi combinato parte medio-bassa del forno. 45-50 minuti. Ed ecco qui la nostra torta appena sfornata. Ho spento il forno, ho tenuto lo sportello un po' aperto e l'ho lasciata riposare per 10 minuti prima di tirarla fuori, ancora scotta. Quindi apro la cerniera e voilà, la nostra torta è pronta per essere trasferita su un piatto. E adesso tagliamone una fetta. Morbida, morbida e piena di mele. Che bontà, ancora fuma. Vi lasciamo alle foto. Ciao!